Serata di grande musica al Teatro Sociale di Trento, un concerto per ricordare un protagonista di quella che chiamavamo musica leggera, un'espressione che restituisce perfettamente un tempo ed un luogo. L'Italia è quella indimenticabile stagione che dal dopoguerra arriva agli anni Ottanta. Nel concerto di Trento gli organizzatori hanno voluto omaggiare non un interprete o un compositore, ma un'altra figura chiave della musica, il paroliere, ovvero il poeta che trasforma la parola in musica. In una serata intensa e coinvolgente, Simone Cristicchi, Paolo Fresu, Petra Magoni, Ornella Vanoni, Vittorio Descalzi e molti altri hanno interpretato alcune delle canzoni più belle di Sergio Bardotti. La carriera di Bardotti era cominciata con il successo travolgente di Datemi un martello, anno 1963, ed è terminata con le collaborazioni di inizio millennio con l'amico di sempre, Chico De Barg. In mezzo, Bardotti aveva infilato collaborazioni con i nomi più famosi della canzone italiana, Patti Pravo, Dalla, Endrigo, i New Trolls, Dario Baldambembo, Dino, i Primitives. Collaborazioni che finivano sull'oggetto più rimpianto dell'era analogica, il disco in vinile. Bentrovati a tutti. Il primo ospite di oggi è Paolo Ghezzi, a cui passo subito la parola. Con quelli che abbiamo chiamato i Bardotti Days, questa speciale Bardotti Night, abbiamo voluto ricordare un uomo che è stato molto vicino all'allora direttore del conservatorio, Armando Franceschini, nel lanciare questa proposta che per il ministero era una specie di UFO, di un percorso pop, di popular music, dentro il conservatorio. I conservatori erano ovviamente, sono ancora impostati, centrati sulla musica classica, la musica colta, come è giusto, e quindi Armando ricorda come fu difficile diciamo proporre questa idea e di come Bardotti gli è stato proprio vicino con la sua esperienza, la sua navigazione nel settore della musica pop. E quindi Trento ha aperto la strada per un percorso parallelo a quello della musica classica, diverso ma con la stessa serietà. Non è detto che la musica pop sia solo una musica commerciale e credo che con il convegno e con il concerto dedicato a Bardotti 10 anni dopo l'abbiamo dimostrato e quindi il percorso può proseguire, insomma, la buona musica pop può incontrare, come ha dimostrato sul palco del Sociale con l'orchestra Haydn, può incontrare la musica classica e gli strumenti si possono intrecciare in un crossover che è veramente fecondo per il futuro. La musica è una delle esperienze più intense inventate dall'uomo. La musica ci coinvolge, spesso ci travolge. Nelle canzoni ci specchiamo, ci perdiamo e prima che l'ultima nota si spenga sappiamo di avere scoperto qualcosa di noi stessi, del mondo e delle sue storie. Ma qual è il segreto di un così grande successo? La risposta a Simone Cristicchi e a Dario Baldambembo. Se ti regalerò una rosa, nacque dal racconto di una infermiera di un manicomio a Volterra in Toscana. Lei mi raccontò questo aneddoto di un malato, un suo paziente psichiatrico, che ogni mattina gli portava una rosa, gli lasciava questo dono. Questo aneddoto mi aveva colpito tantissimo, tanto da poi trasformarlo nel ritornello della canzone che poi vinse Sanremo nel 2007 e mi ricordo che questa signora mi telefonò colpita e mi disse: hai reso eterno questo piccolo momento, questa scheggia di vita che ti avevo raccontato, no? Ed è esattamente questo, secondo me il lavoro del cantautore ma anche dell'artista in generale è molto simile al fotoreporter, cioè scatta delle istantanee. La musica fa parte della vita ed è parte compenetrante della nostra vita, la musica è la colonna sonora della vita, è la nostra musica. Allora tu vai a vedere un film e vieni fuori dicendo John Williams per Steven Spielberg. Che bello! E hai visto il film perché c'era anche questa musica che interpretava tutto. Cioè, voglio dire, la vita fa parte della musica. La musica è considerata una espressione della tua vita e è finito qua. Cioè, perché la musica fa parte della vita? E vallo a chiedere ad Adamo ed Eva. Ed ora il consueto suggerimento per gli amici a casa. Oggi si parla di musica e dunque si consiglia un disco. Io vi saluto e vi do appuntamento alla prossima puntata di Format. Arrivederci. Voglio presentarvi un disco di Lucio Dalla,
un 45 giri lato B, passerà, che è un 45 giri che non è mai entrato in un LP, un 33 giri, quindi un pezzo raro, nel 67, anno in cui Lucio Dalla faceva parte di un'etichetta discografica chiamata ARC, di cui Bardotti era proprio direttore artistico. Bardotti è anche l'autore del testo, insieme ad altri due cantautori, e il genere è soul. Particolare perché in quegli anni Lucio Dalla era attratto dalla figura anche di James Brown, di questi cantanti afroamericani, e con le sue caratteristiche canore era molto vicino a queste sonorità. Per me il genere è Northern Soul, quindi un genere soul ancora più caratteristico che faceva parte dell'ascolto dei ragazzi dell'Inghilterra, del nord dell'Inghilterra in quegli anni, negli anni 60.